Governatore Zaia, lei ha definito la partita dell'euro una partita imbarazzante, perché? Beh, basterebbe pensare che quando c'è stato l'ingresso dell'euro noi cambiavamo 1.000 lire per un marco, dal giorno dopo ci siamo ritrovati che un marco valeva un euro, invece per avere un euro ci volevano quasi 2.000 lire, il che vuol dire che da noi hanno dimezzato da subito il valore dell'euro, e questa è un'autentica vergogna, perché ha messo noi nelle condizioni di veramente arrancare rispetto ad esempio ai nostri colleghi tedeschi. Senta, questo per le aziende venete quanto ha pesato in questi 12 anni l'euro? Beh, ha pesato molto, pesa in materia di competitività, di occupazione, ma pesa anche quella zavorra, quella palla da piede che è il sistema paese, che è un paese che non risponde alle esigenze del mercato, non risponde alle esigenze dei cittadini e dell'economia. Lei ha giudicato però positivamente che si è parlato di Electrolux il 1° maggio, anche questa puntina è dedicata al mondo del lavoro, ha detto l'Electrolux è un caso un po' simbolo e ha fatto sì che ci si è resi conto che anche qui c'è la crisi. Ma questo l'abbiamo capito, lo sappiamo, lo sapevamo solo noi, perché abbiamo avuto un ministro che per mesi non ha neanche convocato il tavolo, per 3 mesi e mezzo. Adesso il nostro obiettivo è quello di recuperare questi posti di lavoro, di fare in modo che le 4 regioni che sono Solaro per la Lombardia, Forlì per l'Emilia Romagna, Porcia per il Friuli Venezia Giulia e Susegana per il Veneto siano assolutamente salvaguardati come stabilimenti e come occupazione. Dell'immigrazione legata un po' al mondo del... Buongiorno. Allora, senta, lei ha detto, si è chiesto anche spesso poi, non è più possibile accettare immigrati perché noi abbiamo molti disoccupati sul Veneto, ha detto dov'è l'Europa, si è chiesto dov'è l'Europa anche in tema di immigrazione. Beh, l'Europa è un'immonda schifezza che lascia l'Italia da sola, lascia i Veneti da soli, davanti a una continua diaspora di immigrati che arrivano, e quindi un'Europa che interpreta fondamentalmente il confine di Lampedusa come il confine d'Italia, non il confine d'Europa. Che la Malmström venga a dare lezioni di come si gestiscono gli immigrati, diciamo, non ne abbiamo bisogno. Sono arrivati molti sul Veneto, a Verona e anche da altre parti, come pensate di gestire la situazione? Ne arrivano ed è una situazione ingestibile, onestamente. Davanti a questi disperati non si può proporre occupazione e il giardino dell'Eden. La verità è che noi abbiamo 195.000 disoccupati e se tu oggi vieni in Veneto trovi disoccupazione, non trovi occupazione. Quindi mi chiedo a cosa ci viene a fare in Veneto. Sento, due cose, c'è un'emergenza proprio di queste ultime ore, l'alluvione. Chiederete, Coldiretti ha chiesto lo stato di calamità naturale per la vostra regione. Beh, per noi l'alluvione è ormai purtroppo una situazione che si riedita ogni anno. Abbiamo investito tanto in questi 4 anni, abbiamo realizzato 495 opere a tutela del territorio, siamo pronti con un altro 1.400.000.000 di euro di opere, però ci servono i soldi. Noi chiediamo semplicemente non di avere i soldi degli altri, di avere quei 21 miliardi di tasse che ogni anno paghiamo. Le ha detto indipendenza non fa rima con violenza, vuole allora chiudere con un messaggio indipendentista da questa puntata? Beh, indipendentista, autonomista, venetista, identitario, ma soprattutto nella direzione di una rivoluzione gandhiana che dobbiamo fare, che è quella del sorriso, della sincerità, ma anche della trasparenza. E lo dico perché è fondamentale pensare che molti veneti confidano su questa rivoluzione che deve essere assolutamente pacifica.